questa nuova puntata di Due Metri. Torniamo a parlare di pallanuoto in questo spazio dedicato a uno degli sport più belli. Allora lo facciamo con Marco Ferrante della Lazio Nuoto. Buonasera. Buonasera. E buonasera ad Alessandro Calcaterra della Roma Visnova. Buonasera. Allora, non parliamo di vittorie, purtroppo, perché per entrambi è stato un turno di campionato, diciamo, da dimenticare, a vuoto. Allora, partiamo proprio dalla classifica per capire com'è andata questa giornata. Dopo 8 gare, Prorecco e Brescia sono in testa con 24 punti, staccata di 5 lunghezze la Sport Management a 18 Posillipo, 16 punti per la Canottieri Napoli, Acqua Chiara 14, Bogliasca e Savona 10, Trieste Roma Visnova 9, Ortigia Lazio 4, Florenzia 3, Sori 0. Alessandro, dopo 3 partite che insomma vi avevano fatto guadagnare quei 9 punti che vi ritrovate adesso in classifica, di nuovo uno stop. È ritornata la Roma di inizio campionato oppure è fisiologico questo calo? No, non è un calo, è una partita dove comunque ce la siamo giocata, poteva starci sia la vittoria che la sconfitta perché abbiamo giocato con una compagine di pari livello, quindi non è che abbiamo perso di 10 gol di scarto, è stata una partita molto tirata, giocata punto a punto, quindi anzi sconfitta di misura, 6-5, poi considerando l'ultimo tempo è finito 0-0, quindi c'è stato molto equilibrio in acqua, quindi non è stato sicuramente un passo indietro, però ci siamo confrontati con una squadra che comunque pure loro cercavano di fare i punti, giocavano in casa e purtroppo è finita così. Allora, vediamola questa partita insieme, la sintesi per capire com'è andata. Occasione sprecata per i leoni della Roma Visnova che in trasferta a Trieste si fanno sfuggire la vittoria perdendo di misura contro una diretta concorrente per la salvezza. A fine gara sul tabellone campeggia il risultato di 6-5 per i padroni di casa. Uno stop pesante per la squadra di Ciocchetti che dopo l'exploit delle 3 vittorie consecutive con conseguente salto in avanti in classifica sembra essere ricaduta negli errori di inizio campionato. Non abbiamo giocato come avremmo dovuto, ammette il mister giallorosso a fine partita. Non c'è stata collaborazione tra gli uomini, molto male in attacco, sia con l'uomo in più sia negli ultimi 2 tempi. E pensare, dice, che eravamo sopra di 2 a metà partita, poi non abbiamo più segnato. Avremmo potuto stare tranquilli, conclude insoddisfatto, e invece dobbiamo provare a fare punti con l'Acqua Chiara sabato prossimo. Va così in archivio l'ottava giornata di campionato giocata dalla Roma in una piscina gremita di pubblico. Oltre 900 gli spettatori sugli spalti, numeri che la capitale sogna e a cui guarda con ammirazione. Se non altro, giocare in uno scenario così è già una piccola vittoria per tutti. Mister Ciocchetti, sempre molto lucido nelle sue analisi, si è detto insoddisfatto soprattutto della fase d'attacco. Confermi? Eh sì, una volta che tu fai soltanto 5 gol, penso che abbia ragione. Siamo stati, secondo me, poco lucidi con l'uomo in più perché abbiamo fatto 1 su 7, mi sembra. Quindi, se avessimo segnato un paio di gol in più con l'uomo in più, sicuramente il punteggio sarebbe stato diverso. L'ultimo tempo, invece, anche in attacco posizionale, abbiamo affrettato un po' di conclusioni e abbiamo cercato di risolvere la partita magari singolarmente, mentre andava fatto un altro tipo di gioco. Però a volte di fronte ci sono anche gli avversari, non è che si gioca da soli, quindi certo. Sono anche magari loro che ti inducono all'errore. Però l'importante è che abbiamo comunque visto che la Visnova c'è stata fin dall'inizio alla fine. Poi adesso abbiamo 2 partite importanti, speriamo di raccogliere i punti in queste altre 2 partite. Marco, invece la Lazio sta attraversando un periodo un po' delicato, tu sei uno dei più giovani della squadra, come stai vivendo questa fase? Perché quando si vince è sempre un po' tutto facile, invece per voi che momento è? Beh, sicuramente non è un momento facile, adesso dobbiamo trovare la capacità di risollevarci tutti insieme come gruppo e ritrovare la vittoria e qualche punto. Soprattutto questo sabato abbiamo una partita importante a Ortigia e lì è quasi obbligatorio portare punti a casa, ecco. Allora, vediamoci insieme le immagini della partita e poi le commentiamo. Vabbè. Tanta grinta e determinazione, ma ancora un KO.
Alla Lazio di Antonio Vittorioso non riesce il colpaccio nell'ottava di campionato contro il Circolo Canottieri Napoli. Nel match disputato nella piscina del Foro Italico, i biancocelesti perdono la quinta gara consecutiva della stagione, restando così nella parte bassa della classifica a soli 4 punti. Finisce 14-11 per gli ospiti, più concreti e cinici rispetto ai rivali, ma anche fortunati in alcuni episodi. Basti pensare al rigore fallito da Giorgi quando il Napoli era sull'8-7. Partita combattuta e vibrante dall'inizio alla fine, con la Lazio subito costretta ad inseguire Mamaidoma perché in grado di tenere testa ad una squadra tanto temibile quanto organizzata. Il rapido 1-2 campano inizio match non spaventa i padroni di casa, che chiudono il primo quarto sotto di una sola marcatura. L'equilibrio resta immutato e costante anche nei due tempi successivi. Poi i canottieri riescono ad allungare quando vanno a segno Baviera e Di Costanzo, contestato il gol di quest'ultimo per il movimento sospetto di Bergulian. I ritmi restano alti pure nell'ultimo quarto. Capitan Colosimo va a segno due volte, ma non basta. Il Napoli mette al sicuro il risultato prima con Baraldi, forse in rete dopo la sirena, e poi con Mattiello. Tanta l'amarezza tra i capitolini, per i quali non è servita nemmeno la tripletta realizzata da Luca Di Rocco. È stata una partita tirata fino all'ultimo tempo, purtroppo occasioni, abbiamo sbagliato il rigore, poi abbiamo preso gol noi e saremmo andati sul pareggio, invece siamo andati sotto di due gol. Questa delle partite dei scontri diretti forse era comunque la più complicata, sono una squadra che gioca insieme da 4 anni senza mai cambiare un giocatore e... Ora speriamo di portare a casa qualche risultato, già voglio pensare a Siracusa, è un campo difficile però è una partita che dobbiamo vincere assolutamente. Allora, lo ha detto anche Di Rocco, era una partita comunque difficile, la Canottieri-Napoli a 16 punti in classifica. Abbiamo visto qualche episodio contestato, rivedendolo cosa pensi? Beh, errori arbitrali ci possono stare però... È anche da dire che noi abbiamo sbagliato tanto davanti alla porta, spesso occasioni che non dovevamo sbagliare, che non potevamo permetterci di sbagliare, quindi oltre a quelli qualche episodio insomma buttato, diciamo è colpa nostra. Alessandro, tu che hai visto anche le immagini? Ma io ho visto adesso le immagini, la partita non l'ho vista, ho visto un gol segnato da Di Costanzo che probabilmente secondo me era fallo iniziale di Bruglia, perché una volta che tu batti e ti scivola la palla dalle mani, lì è come è cambio palla, quindi quello. Poi ho visto un gol di Baraldi che stava appiedato sul fondo lì del Foro Italico, però comunque gli errori arbitrari nell'arco di una partita ci sono, sia da una parte che dall'altra. Questo è uno sport dove ci sono 50 azioni da una parte e dall'altra ogni partita, quindi può capitare. Purtroppo a volte capita un po' spesso, a volte ti penalizzano, a volte no. Alla fine comunque quando si perde è sempre colpa di certo. Giocatore e allenatore, gli arbitri purtroppo non pagano mai e quindi bisogna fare un mea culpa. Loro sicuramente sono stati un po' penalizzati anche dal calendario, hanno incontrato tutte le compagini più forti, hanno incontrato tutte le prime tre e adesso hanno due partite sicuramente sulla carta abbordabili con Siracusa e Savona. Quindi secondo me dovrebbero guadagnare un po' di punti in questa sì, fase. Sì, perché comunque sia pure loro, cioè come noi, sono una squadra nuova, allenatore nuovo, quindi bisogna dare tempo, perché non è facile entrare in acqua con nuovi giocatori, con un nuovo allenatore e fare tutto per filo e per segno in maniera fatto bene. Quindi secondo me c'è bisogno di tempo. Noi ci abbiamo impiegato anche noi un po' di tempo, le prime tre partite... un po' di assestamento, poi comunque sì abbiamo incontrato anche squadre sulla carta alla nostra portata, abbiamo fatto una bella vittoria col Savona, ci siamo comportati bene col Brescia, però piano piano, comunque anche la Visnova secondo me ha ancora margini di miglioramento, come ce l'abbiamo noi sicuramente ce l'hanno anche loro, quindi poi hanno inserito anche parecchi giovani, tra cui lui... William, quindi... Che effetto ti fa stare accanto ad Alessandro Calcaterra, che tra l'altro l'anno scorso vestiva la calottina della Lazio? Beh, è un bel effetto, perché comunque è un giocatore che è stato è importantissimo nella pallanuoto italiana, mondiale. Poi anche era? No.
non si permetterebbe mai. No, no. È un esempio per chi come te inizia a fare sul serio. Sicuramente è un esempio per tutti i giovani della pallanuoto italiana. Ecco. Tu quando hai iniziato ad appassionarti a questo sport? Beh, diciamo a 10 anni. A 10 anni ho iniziato con il nuoto, poi mi hanno fatto provare la pallanuoto e da lì ho iniziato la mia carriera. Che ti piace di più di questa disciplina? Il gruppo. Il gruppo penso che sia una cosa importantissima, fondamentale. E vedo che nella pallanuoto è la cosa che spicca di più a volte, soprattutto nelle giovanili, ma quest'anno anche con la Serie A sto notando che è molto presente e importante. Soprattutto poi si rispecchia durante le partite in acqua. Che era un po' la cosa che piaceva anche a te, se non sbaglio, mi avevi raccontato. Ma il fatto che il nuoto è un po' uno sport monotono, individuale, monotono, mi avevi detto. Invece si contano le mattonelle, no? Giocare in gruppo è insomma più divertente. Lo sport di squadra è più divertente, quando ritrovi anche durante l'allenamento nello spogliatoio, prima e dopo. Comunque sono bei momenti che poi dopo, sicuramente andando avanti, quando non ci saranno più, rimpiangerai, quindi... Ti stai preparando? Godeteli, tu godeteli perché c'è ancora tempo. Infatti e tu ti stai preparando? Io mi sto preparando, vabbè. E che invece effetto ti fa guardare lui che agli inizi ti guarda con ammirazione? No, ma adesso mi vado a ridere perché gli hai chiesto quando è iniziato. Praticamente pensavo che quando ho iniziato io lui ancora doveva nascere. Quindi. Ecco, quindi insomma un po' di gap generazionale c'è. Allora, pensiamo alla prossima sfida, alle prossime sfide, vediamo insieme la nona giornata, il programma. Si comincia venerdì alle 18.45 Canottieri Napoli Bogliasco, sabato alle 15 Ortigia Lazio, alle 16 poi Roma Visnova Acquachiara, Sport Management Posillipo, Florenzia Sori, Savona Pro Recco, Trieste Brescia. Faccio una domanda incrociata, cosa ti aspetti dalla Roma Visnova in questa sfida, così non ti metto in difficoltà? Beh, noi abbiamo giocato la prima partita di campionato con l'Acquachiara e siamo riusciti a strappare un buon pareggio. La Roma Visnova nelle ultime partite ha dimostrato comunque di essere all'altezza di tante squadre, quindi mi aspetto bene, positivo. Beh, gioca anche in casa. Gioca in casa, questo quindi. È un punto a favore, diciamo. Alessandro, invece sì. La sfida, non parlare della tua, parla della sfida della Lazio. Ma conoscendo il loro gruppo, secondo me mi aspetto una bellissima reazione, sì, perché il gruppo della Lazio comunque è un gruppo abbastanza compatto, io ci ho vissuto 2 anni, quindi so benissimo come affronteranno la prossima partita. E sicuramente non è difficile, perché a Siracusa si gioca all'aperto, quindi giocare all'aperto a volte... Per chi non è abituato può essere veramente faticoso per la respirazione quando vai sotto affanno. Quindi, secondo me, l'unico problema sarà che si gioca all'aperto, il contesto diverso. Però, secondo me, io non dico niente perché poi non vorrei che magari dicono... No. Facciamo pronostici. Quindi non dico niente, anche perché poi alla fine io sono molto amico di Antonio. Poi martedì ci rincontriamo ho giocato, qua. Quindi a me... Che effetto fa vedere Antonio Vittorioso che è passato dall'altra parte? Magari il destino che potrebbe toccare, credo, anche a te, magari, se tu vorrai. In futuro, spero. Ma no, ancora mi ci devo abituare. Lo guardo ancora sorridendo, ancora... Infatti, aspettiamo il derby. Sarebbe stato curioso quest'anno se avesse allenato anche me. Quella era veramente da vedere, quella cosa. Per te com'è avere Antonio Vittorioso come mister? Beh, fino all'anno scorso era in acqua con noi. È meglio o peggio? Come allenatore? Oddio, non è cambiato tanto, quindi... È sempre lo stesso. Sempre lo stesso. Poi è un carattere anche molto tranquillo, pacato. Però se si arrabbia, si arrabbia. Si arrabbia, si arrabbia. Sì. Pacato e tranquillo... Apparentemente. Mi sorge qualche dubbio, però... Con noi lo è stato, invece poi magari... Vabbè, in trasmissione per forza uno deve essere pacato e tranquillo. Va bene, in acqua abbiamo capito che è diverso. Allora, grazie mille, in bocca al lupo per le prossime sfide. Credo. E invece con voi l'appuntamento è il prossimo martedì, sempre su Rete Sole.